Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto vi dico che questo è un video in collaborazione con BBCraft, che per me è il sito migliore che c'è. Lo dico perché ho provato altre collaborazioni, ma come mi trovo bene con loro non c'è. E andremo a fare questo paricollo con dei lapislazzuli. Qui ho usato una lastra di alluminio, che questa era la mia, poi vi metterò il link di tutto, perché li ho trovati anche in BBCraft, quindi ce le hanno. Ho collegato il tutto con degli anellini e una catena col moschettone. Prima di lasciarvi al video tutorial, mi devo scusare con voi perché mi sono accorta che non vi ho detto tutti i materiali in fila, quindi li trovate un po' sparsi nel video, ma è che in questo periodo non è che sto tanto bene e mi dimentico un po' di cose. Spero che mi perdonate se di questa mancanza e comunque il video vi piaccia ugualmente e che vi sia utile. Quindi vi lascio al tutorial. Allora, per fare questo progetto abbiamo bisogno di una lastra di alluminio. Questo mi sembra, non mi ricordo, ma 2 mm credo. Comunque vi metto il link perché questa l'avevo io in casa, ma anche BBCraft ce l'ha nel sito. Poi io ho preso questi cabochon sempre da BBCraft e il codice è questo. Non so se l'ho messo al dritto o meno, comunque ve lo metto nell'info box e sono così. Questi sono 6 mm. Diciamo che questi li ho presi per sbaglio, ma in realtà poi alla fine ho trovato come usarli. Poi abbiamo bisogno delle pinze, di un martello per dare le texture al nostro alluminio, il blocchetto di acciaio. Io ho usato questo per tagliare, per dare la forma e ne ho tagliato, ho fatto questa misura qui, 45, poi 35 e 30. Ho fatto uno di questi, due di questi e due di questi. Io li ho già tagliati per fare prima, usando queste forbici qui. Però se l'alluminio è sottile, potete tagliare anche con le forbici normali, altrimenti se avete potete tagliare anche con la seghetta da orefice. Poi abbiamo bisogno di un po' di catena, di anellini, li metto qua, e di un moschettone. E prendiamo questa misura qua. Poi voi scegliete quello che più vi aggrada. Bene, iniziamo. Come ho detto, io ho già tagliato le mie basi. Le ho segnate, ogni foglio che trovate avrà una pellicola sopra, vedete, per non rovinarsi. Si faccio vedere, vedete? Adesso mi serve perché devo fare i buchi. Io ho segnato la base ovale, come vi ho detto, dalla mia mascherina, e ho fatto il segno dove farò i buchi, che andrò a farli con questa pinza qui. Però voi potete farli anche se non avete questa pinza qui, anche con una punta tipo Dremel, oppure anche un punteruolo e il martello e gli battete sopra. Ora io faccio i 4 buchi, cioè i 2 buchi, scusate.
Ok, ora andiamo a togliere tutti i nostri, e andiamo tutti a togliere la plastichina. Scusate, mi sono dimenticata anche di dirvi che avete bisogno di resina UV e di carta smeriglio e una lima per limare il tondo delle nostre vasi, in modo che vengano tutte belle lisce e non taglienti, mi raccomando. Ok, ora abbiamo lisciato tutte le parti e andiamo a iniziare il nostro lavoro. E abbiamo bisogno anche di un fornetto UV, perché come sapete la resina UV va nel fornetto per asciugarla. Bene, ora iniziamo a dare un po' di texture a questo metallo. Io no, diciamo che questa sarà la parte alta, quindi qui non la darò, ma la darò fino a questo punto qui dove abbiamo i buchi. Vedete, in questo modo qua, così, scusate, poi io non vi ho fatto vedere. Cerco di lasciare questo spazio qua sopra, perché qui sarà dove devo andare a mettere i miei cabochon. Siccome li voglio mettere uno sopra, uno sotto, quindi devo ricordarmi di lasciare sempre lo spazio dove dovrò mettere i nostri cabochon libero dalla texture. In questo modo, poi diciamo che do un po' la piega un po' bombata in dentro, e questa sarà la nostra parte davanti, mi raccomando. Adesso. Ok, e facciamo così. Adesso ve ne faccio vedere un altro per capire meglio cosa intendo. Allora, questo dovete sempre capire che è l'alto, però stavolta voglio mettere il cabochon in basso, quindi devo lasciare questa linea qua, e qui faccio tutta la texture. Batto dietro per dargli la bombatura davanti. Sì, qui facciamo un altro po' più. Ok.
si rovina, sempre nel più morbido, così non si rovina la nostra texture. Questo è un blocco di gomma dura e questo non rovina la texture, vedete? Vedete cosa intendo? Questo sarà l'alto e questo sarà, qui andrà i nostri cabochon e qui andrà, quindi faccio così anche negli altri tre. Allora, ora che abbiamo dato tutta la texture, andiamo a dare un punto, diciamo, fare un bucanino, un solco dove andremo a mettere poi i nostri cabochon, perché se li andiamo a mettere così la resina si espande e va da tutte le parti. Quindi io cosa faccio? Mi prendo una bottoniera tipo questi, vedete, questi sono per il cake design, vedete, hanno la punta tonda e potete usare anche questi. Io ho questo, quindi mi faccio, allora dobbiamo vedere dove fare diciamo i nostri solchini, quindi qua ne metto 4, quindi facciamo su per giù 1, 3 e 4, cerchiamo di fare su per giù alla stessa altezza e vado a dare un colpo, vedete, secco, vedete, 1, 2 e fa questo solchino. Questo serve comunque solo per dare in modo alla resina di non andare, di non uscire, altrimenti quando si vede è brutto perché la resina lucida. Okay. E facciamo così in tutti gli altri, dove abbiamo lasciato, scusate, eravamo fuori, dove abbiamo lasciato, vedete, lo spazio senza texture, facciamo così anche in questo. Qui ne dobbiamo mettere 3, quindi andiamo a segnarci 3 punti, 1, 2 e 3. Andiamo. Scusate, non mi ero accorta che si era chiusa la videocamera. Sto pulendo dove ho il pennarello che ho fatto i segni. Ok, ora prendo la mia base per del fornetto UV e vado a mettere tutti i miei pezzi. Vado a mettere questo qui, la devo ancora un po', andrò a mettere nei miei punti, vedete, la colla, scusate, la resina. Così. Benissimo. E ora andrò a mettere sopra i miei cabochon. Mi aiuto con questa pinza, vedete, in questo modo, vedete che avendo fatto questi buchi la resina non si espande.
Ah, vi ricordo che questi sono lapislazzoli, eh? Ora andrò a metterlo nel fornetto UV per 2 minuti e ci vediamo dopo. Ok, benissimo, abbiamo attaccato i nostri lapislazzoli. Ora andiamo ad assemblare. Quindi abbiamo detto che sarà così, così e così. Scusate, così e così. Ok, ora con i nostri anellini li andiamo ad assemblare. Diciamo, se è molto lungo la catena la possiamo tagliare, dobbiamo provarcela, perché questo dovrebbe essere un girocollo, diciamo. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Scusate se vi ho detto dei materiali un po' in quella, ma come ho detto, in questo periodo non sto tanto bene, quindi non sono tanto lì con la testa, quindi presumo che mi perdonate. E niente, se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale, andate a vedere il sito della BB Craft, che ha molte cose. Vi metterò anche il link della lastra, se volete vi metto anche il link per dove hanno questi, e niente, io vi saluto e al prossimo video, ciao.